Villa comunale, il degrado cresce giorno dopo giorno, è vero? Sì, qui quando piove non si può camminare, non si può passeggiare perché ci sono avvallamenti di acqua e di tutto quanto e quindi. E poi le aiuole sono messe male e poi è frequentato dopo diciamo, poi il pomeriggio da gente di malaffare che si appartano, che fanno cose che non so che cosa. E quindi dopo le 6 qui non si può più venire. Nel giorno normale, quando è normale, si sta diciamo sporchi ma sicuri, ma quando piove è una cosa incredibile. Poi non c'è water, non c'è uno che, cioè anziano come me che deve andare nel bagno, qui non c'è nessuna, diciamo, water che possa andare. Questo è il periodo peggiore in questa zona, anche sotto il profilo della sicurezza, lo ricordava anche lei, ma comunque ce l'hanno ricordato anche i fatti di cronaca, quello avvenuto pochi giorni fa. Naturale. E a me molte volte mi hanno avvicinato cose balorde, addirittura delle richieste oscene, quindi è frequentato da mala gente la sera. Un quadro vergognoso. Una cosa vergognosa, sì. E poi dopo, se va più avanti, vede la casina, eccoci ciclo dalla stampa, che quando la vedo, che me la ricordo ai tempi belli, adesso proprio è aperta e rotta, la sera vanno a dormire gli extracomunitari. Io mi ricordo il ciclo dalla stampa di 20 anni fa, che era, diciamo, l'elite di Napoli, erano tutti i giornalisti che andavano, si riunivano, parlavano, adesso invece. Ma anche questa cosa qui che hanno fatto, chissà quanto hanno speso, ma sta sempre chiusa, quindi. Questa struttura che è stata usata solo in occasione dell'America's Cup. Perfetto, perfetto. E sta sempre chiusa, quindi non so che cosa, ogni tanto fanno qualcosa per renderla utile, non lo so. Dobbiamo aspettare un grande evento per vedere la villa risorgere. Appunto, mi sembra che adesso dovranno fare qualche altra cosa, quindi. Ma poi, ripeto, è molto, ma molto abbandonata. Non ci sono sorveglianti, non ci sono. Non lo so, io sono desolato perché abito qui nella zona ed era un momento di, diciamo, ristoro. Ma la mattina, però, il pomeriggio non esiste.